In Inghilterra è il Boxing Day, in Italia semplicemente il giorno di Santo Stefano, la festività successiva al Natale, data che il calcio italiano da qualche anno ha conquistato con forza, scavalcando le tradizionali abitudini di un tempo. Ci ha provato per qualche stagione con scarso successo la Serie A, mentre per la Serie B giocare durante le feste di Natale è ormai una piacevole consuetudine che si rinnova da diversi anni. Il Frosinone, numeri alla mano, scenderà in campo per la terza volta nella storia il 26 dicembre. Nel 2018 allo Stirpe finì 0-0 la sfida contro il Milan di Gattuso, salvato dal VAR che a metà del primo tempo cancellò la rete giallazzurra di Camillo Ciano. 12 mesi dopo, in Serie B, fu invece un gol di Marrone a condannare il Frosinone di Alessandro Nesta alla sconfitta interna contro il Crotone di Stroppa. Nel 2-1 finale a segno anche l'ex Mazzotta e Paganini. Durante le feste di Natale, il Frosinone ha giocato anche in due occasioni il giorno della vigilia. All'uscita di Crotone nel 2014 i giallazzurri finirono KO sotto i colpi di Raffaele Maiello e Federico Ricci. Vigilia di Natale infuocata quella del 2016 con lo straordinario 3-2 del Frosinone di Pasquale Marino sul Benevento di Marco Baroni e Fabio Lucioni. Decisivo un colpo di testa in pieno recupero di Federico Dionisi per l'ultima vigilia al Matusa in un Natale di festa tutto a tinte giallazzurre.